Bentornati a Ombre Cinesi. Oggi affrontiamo il tema del reale numero delle vittime di coronavirus in Cina. Si tratta di una questione spinosa anche in Occidente, considerate le numerose difformità, a volte persino all'interno della stessa nazione, di rivelazione e calcolo di contagiati, ammalati e deceduti. Quel che è certo in ogni caso è che il numero dichiarati del regime comunista cinese non tornano. Il regime cinese sta con ogni evidenza comunicando cifre molto inferiori al reale. A supporto di questi sospetti esiste una folta letteratura. Iniziamo con la testata americana Business Insider. In un recente articolo riporta che quando a Wuhan il totale dei decessi dichiarati era di 2.535, in due giorni venivano consegnate a una singola impresa di pompe funebri ben 5.000 urne cinerarie. Mentre altre testimonianze convergono nel riferire un'attività a pieno regime 24 ore su 24 dei forni crematori di Wuhan. Passiamo poi alla testata online spagnola, Información, che dà voce alle testimonianze di medici cinesi, i quali riferiscono di pazienti con sintomi da coronavirus dimessi senza che su di loro fossero effettuati né il tampone né altri esami necessari, e di altri pazienti dimessi, benché conclamati, per il solo fatto che Xi Jinping stava per andare in visita all'ospedale. Al di là dell'orrore sul piano etico, ma il regime cinese ci ha abituati a ben altre mostruosità con il prelievo forzato di organi. È del tutto ovvio come le statistiche possano venire distorte da simili manipolazioni. A riportare anomalie nelle cifre sono anche il South China Morning Post, Radio Free Asia, ma la lista dei media occidentali che riportano anomalie nelle statistiche cinesi è lunga. Il Globalist, Il Tempo, che riporta la notizia di ben 40.000 urne cinerarie consegnate in 10 giorni. StartMag, Money.it, e la lista potrebbe continuare. Tornando al reale numero di vittime per il Covid-19 in Cina, secondo il New York Post, il numero dei decessi nella sola Wuhan sarebbe di 20 volte superiore al dichiarato e ammonterebbe a ben oltre 60.000. Secondo diversi servizi del canale televisivo americano NTD TV, invece, in Cina i morti per coronavirus sarebbero circa 200.000, più che in tutto il resto del pianeta. E oltre il 60% delle vittime morirebbe tra le mura domestiche, al riparo dalle statistiche ufficiali. Tutto questo senza considerare le diverse testimonianze di intimidazioni subite dai dottori cinesi, affinché non facciano trapelare nulla sulla vera situazione. Il sito specializzato sulla Cina, Minghui.org, riporta addirittura il vademecum della propaganda per il coronavirus ad uso di tutti i dipendenti pubblici. Ma a sollevare forti dubbi sulle cifre diffuse dal regime cinese è anche la distribuzione geografica dell'epidemia. È infatti a dir poco singolare che in Cina tutti i decessi si concentrino nella provincia di Hubei, mentre i decessi dichiarati in megalopoli come la capitale politica Pechino e quella economica Shanghai ammontano praticamente a zero. Certo, direbbero certi simpatizzanti nostrani della dittatura cinese. Il sistema cinese sì che funziona. Quella è una dittatura, là tutto funziona, perché tutti eseguono gli ordini del governo. Il modello cinese è da imitare. E via banalizzando. Ma le cose non stanno così. Anzi, è vero il contrario. Quella del Partito Comunista Cinese è una dittatura corrotta, un modello di Stato inefficiente e decadente, i cui dirigenti sono tutt'altro che solerti funzionari ligi al dovere. Mentre al popolo cinese, vittima delle barbarie della dittatura, non resta altro che badare a un tornaconto individuale, cercando di difendersi per quanto possibile dall'autorità pubblica. Un esempio? Il sindaco di Wuhan, Zhou Xianwang, il 27 febbraio 2020, in una dichiarazione pubblica, ammetteva che per propria colpa nei mesi precedenti erano fuggite da Wuhan ben 5 milioni di persone. 5 milioni di persone potenzialmente infette, 5 milioni di persone potenzialmente in grado di diffondere il Covid-19, la cui contagiosità è elevatissima, come purtroppo ben sappiamo a nostre spese, sia in Cina che all'estero. Come infatti è avvenuto. Con un solo dettaglio, in tutto il mondo il virus è esploso in una pandemia, mentre in Cina, inspiegabilmente, è rimasto relegato alla relativamente piccola area di Wuhan. Al di là della smitizzazione e della fantomatica efficienza cinese, una domanda sorge spontanea
È possibile che qualcuno fra quei 5 milioni di persone provenienti da Wuhan fosse infetto e abbia contagiato altre persone in Cina? Ovviamente sì. Non si vede perché dovrebbe essere altrimenti. Il virus si è diffuso da Wuhan in tutto il mondo, causando oltre 120.000 morti in tutto il pianeta. Di queste vittime, secondo le cifre ufficiali del regime, meno del 4% sono cinesi e sono tutte concentrate a Wuhan. Incomprensibilmente, Pechino, Shanghai e le altre aree della Cina sembrano del tutto immuni dal coronavirus. Ci sono forse altre decine o centinaia di milioni di morti sparsi per tutta la Cina che il regime nasconde. Oppure davvero non vi sono morti al di fuori di Wuhan? E se è così, come è possibile? Dare simili risposte non è affatto facile. Ma dubitare delle notizie che il regime comunista cinese dà imposto all'Occidente attraverso la propria propaganda ormai non è più solo questione di buonsenso. È un dovere.